Veniamo al tema. Come ottenere la sua attenzione in 5 secondi? 6 trucchi. Allora, se vuoi ottenere la sua attenzione rapidamente, l'attenzione di un uomo, se vuoi rapidamente coinvolgere, diciamo, l'uomo che ti interessa utilizzando 6 trucchi, è molto facile. Diciamo che ovviamente questi trucchi, tra virgolette, devono essere messi in atto contemporaneamente, cioè devono essere utilizzati tutti assieme, ovviamente non affastellati uno sull'altro, ma comunque devono essere, diciamo, devono essere gestiti in questo modo. E questo è molto importante perché se tu riesci a fare questo, rapidamente riuscirai a ottenere l'interesse di questa persona. E questo credo che sia molto importante, e puoi farlo tranquillamente esercitandoti. Allora, il primo è un qualcosa di legato al tuo aspetto. Se tu vuoi ottenere l'attenzione di una persona, deve essere particolarmente curata, da avere un aspetto salutare. Quindi mi raccomando, profumata, i capelli molto curati, le unghie molto curate, un accessorio particolare. Ecco, quindi questo è fondamentale, essere molto curata e con un accessorio che vada a incuriosirlo. Potrebbe essere una collana particolare, potrebbe essere un gioiello particolare, potrebbe essere un anello particolare, potrebbe essere un make-up particolare. Ci deve essere qualcosa che ti distingue dagli altri. Questo ti permetterà di ottenere subito, rapidamente, l'attenzione di quest'uomo. Non è così banale questa cosa, sembra un qualcosa di banale, ma questo tra l'altro vale anche per gli uomini, ovviamente. Trovare un accessorio, un qualcosa, che ti identifica in mezzo a tutte le altre, ti fa apparire una persona non diversa, ma una persona comunque con delle caratteristiche particolari. Ecco, quindi un accessorio particolare è fondamentale. Secondo trucco è il tono di voce. Devi saper modulare la tua voce. Ovviamente anche una voce sgradevole attira l'attenzione, una voce eccessivamente squillante, ma invece devi avere un tono di voce il più suadente possibile. Devi proprio imparare ad avere una voce anche profonda come una donna. Ma trovare la sensualità, trovare quel tono di voce che ti fa sembrare come una donna interessante, che ti fa apparire come una donna intrigante. Allenati, e queste cose qua richiedono un certo allenamento. Ma è molto molto importante, quando un uomo ti interessa, imparare a sviluppare veramente il tono di voce. Perché la voce è molto penetrante, è molto importante usare il giusto tono di voce, darà sicuramente dei grandi risultati. Posso garantirti che saranno risultati anche molto, molto profondi. E poi il terzo trucco, tra virgolette, è un sorriso civettuolo. Praticalo, esercitati prima di guardarti allo specchio, prima guardati allo specchio, prima di farlo, eserciti anche con persone che non ti interessano. Ovviamente tutto questo richiede un minimo di training, un minimo di allenamento, ma ti posso garantire che, diciamo, sarà un allenamento ben speso, ti darà dei risultati importanti. Questo posso garantirtelo, quindi è un allenamento che vale la pena di portare avanti. Il sorriso civettuolo è fondamentale. E poi il quarto, tra virgolette, trucco è fargli un complimento finalizzato, mirato a qualcosa di particolare di questa persona. Osserva qualcosa di questa persona, non come sei bello, come sei qua. No, magari mi piace, hai un naso particolare, bello il tuo naso, mi ricorda un quadro egizio, cioè, oppure un naso, qualche cosa, oppure su un suo accessorio. Comunque non deve essere un complimento banale, ma un complimento ricercato. Ecco, in modo tale che questo capisca che tu hai capito qualcosa di lui, qualcosa di profondo. Questo sembra di poca importanza, ma in realtà è un qualcosa che va a coinvolgere
a livello basic, va a coinvolgere veramente a livello profondo molto di più di quanto tu possa immaginare. E devi ovviamente avere, ecco, qua servono delle caratteristiche. Le caratteristiche che deve avere sono caratteristiche, diciamo, di una persona che sa cogliere quelle che sono le cose fondamentali, le cose importanti della persona che ti interessa, perché questa persona deve capire che c'è un che hai una capacità di osservazione, una capacità di entrare dentro alle persone. Questo è un punto veramente fondamentale. La quinta cosa è anche qua, fallo sentire esperto, diciamo, di qualcosa, chiedigli qualcosa che ti possa spiegare, qualcosa che possa fare. Questo dà molta, come dire, enfasi agli uomini, li gratifica moltissimo. Quindi fallo sentire un esperto di qualcosa, fagli una domanda su qualcosa che lui ti può dire, qualcosa che magari conosce, e questo creerà quel feeling, creerà quel punto, diciamo così, di non ritorno, tra virgolette, ma che darà luogo, ti posso assicurare, a un coinvolgimento anche molto molto profondo. Otterrai la sua attenzione, perché si ricorderà comunque di te, gli rimarrà impressa nella mente. Molto importante questo. E poi il sesto punto fondamentale è creare quella scintilla del contatto. Ad esempio, che ne so, tocca e sfiora lì la mano, casualmente, un contatto fisico deve essere un tocco sottile, gentile, discreto, casuale, che gli venga il dubbio, sarà casuale, non sarà casuale, come mai l'avrà fatto, perché l'ha fatto, come mai, perché qua, perché là. Ecco, tutto questo farà sì che la cinestesica è comunque una connessione molto importante, ti permetterà veramente di ottenere dei grandi risultati da questo punto di vista, perché attraverso il contatto fisico, contatto, tu potrai entrare subito rapidamente in connessione profonda con questa persona e ottenere dei grandi risultati che ti permetteranno di coinvolgere, ti permetteranno di far innamorare, di ottenere subito l'attenzione. Quindi parti subito con il piede giusto, ecco, questo è il concetto di fondo, parti subito col piede giusto. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e seguimi su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare.